Cazzo, è proprio buio qui, eh. Oh Gesù Cristo, cosa cazzo è quella cosa? Certo. E io adesso devo andare lì, perché in una fottuta stanza completamente buia, quello è l'unico punto che vedo Non vedo niente. Dove cazzo devo andare? Dove cazzo me ne frega del manoscritto? Qui mi sto cagando addosso. Cosa cazzo è stato? Gesù Cristo. Oddio, cos'è? Oh, meno male. Cosa cazzo è quello lì? E ovviamente questa porta è chiusa e io adesso devo andare lì. Ma perché? Ma è da pazzi, è da pazzi! Cioè che poi no, un fantasma che ha paura dei fantasmi. Ma che? Oh, cazzo! Credo proprio che mi abbia visto e ovviamente adesso non posso scappare, addio! Siamo nuovamente su Wraith di Oblivion Afterlife. Sapete perché? Nel giveaway che farò per le festività di Natale c'è anche una chiave per la versione Quest di Wraith di Oblivion Afterlife. Quindi vi mostrerò questo gioco per farvi venire la curiosità e la voglia di giocarlo, e poi la chiave andrà soltanto a uno di voi. La versione che sto giocando in questo momento è la versione standalone, ed esattamente su Quest 3, sottotitolato in italiano. Andiamo a iniziare una fantastica e terrificante partita. Ragazzi, è molto importante che guardate tutto questo video perché la chiave andrà a chi mi risponderà a determinate domande proprio su questo gameplay che sto facendo. Dopo un breve viaggetto nell'afterlife, nell'aldilà, siamo appena morti, o almeno pare che siamo appena morti, e c'è un mistero dietro la nostra morte. Questi sono dei ricordi che ogni tanto verranno a spiegarci parti della storia. Noi eravamo questo tizio qui, un fotografo che è stato convocato da Barclay, personaggio che dà il nome a questa enorme villa, Villa Barclay, che è un riccone che sta per morire. E siccome ha il terrore di quello che ci può essere o non essere dopo la morte, vuole scoprirlo. E siccome è venuto a conoscenza che la nostra macchina fotografica riesce a vedere cose che l'occhio umano non può vedere, e allora ci ha convocati per una seduta e vuole vedere la nostra macchina fotografica cosa riesce a immortalare, in modo tale che semmai dovesse vedere qualcosa, e allora può morire in pace sapendo che dopo ci sarà qualcosa. Benvenuti a Villa Barclay. Questo gioco è un horror che basa il suo gameplay sullo stealth e sul fuggire dalle minacce che ci saranno all'interno di questa villa. Non abbiamo nulla per difenderci, né per attaccare. Tutto quello che dobbiamo fare è cercare indizi e cercare di capire cosa è successo e sfuggire a quello che incontreremo all'interno della villa. Non vi faccio troppi spoiler. Questa non me la ricordavo. Ho giocato tanto, tanto tempo fa. Oddio santo, cos'è? Ah, ci sono anche dei. Dicevo, ci sono anche dei collezionabili da trovare. Quindi esplorate il più possibile. Questa, per esempio, lettera di Cassandra. Ci sono delle lettere mandate da questa Cassandra e sono molto utili per capire ancora di più la storia. C'è anche il comando della corsa che, come al solito, si attiva premendo il thumbstick del controller col quale vi muovete. Però la differenza fra il camminare e il correre non è così importante. Oh, ma qui c'è una festa. C'è una festa dove però non c'è nessuno. Seguite i dialoghi di queste apparizioni perché non sono a casaccio, sono molto importanti. Vi fanno un po' cagare addosso perché vi appaiono all'improvviso facendo questo rumore. Oh Gesù Cristo. Ok, chiave della biblioteca. Cazzo, che inquietante, ragazzi. Trovata la chiave della biblioteca, la mettiamo qui. Oh, non è scomparso. Si è spostato.
Non sono tuo padre. Inquietante, ragazzi. Oh, cazzo. I documenti sono utili anche perché vi danno anche delle chiavi o degli indizi, o addirittura, come in questo caso, dei codici per proseguire. Oh, Gesù Cristo. Oh, Gesù. Ma prima se ne stava buono. Ok. Proviamo a farla stealth. Eccolo, in questo momento è girato di spalle, quindi credo di avere la possibilità di passare. In questo momento sono abbassato, mi sto muovendo molto lentamente. A cazzo, il tastierino è lì! Credevo fosse lì. Non mi ricordo il codice. Qual era? 1379. Stai buono, eh? Non voglio guardare, non voglio guardare, non voglio guardare. Ah, perché ho guardato! La storia è che queste persone che erano vicine a Barclay, questo riccone che ormai sta morendo e quindi è malato, queste persone che gli erano vicine in realtà volevano i suoi soldi. Beh, ma come spesso accade in situazioni in cui ci sono ricconi che stanno per morire. E quindi, per convincerlo che nell'aldilà c'è qualcosa e quindi magari assecondarlo per loro sarebbe significato avere una possibilità in più di farsi voler bene e quindi ricevere in eredità qualcosa, hanno organizzato questa finta seduta. Gesù Cristo benedetto! E qui, in poche parole, comincia il vivo della storia. Quindi io vi lascio, ragazzi, con questa porta che si apre, e il mistero da scoprire dietro questa porta starà a uno di voi che riceverà questa chiave. Vi ricordo che in descrizione potete trovare il link per comprarlo al 25% di sconto. Ve lo farò sapere con certezza nel commento stesso, ma se non sbaglio è un gioco cross-buy. Quindi, avendo la versione Quest, che è quella che darò a uno di voi, si sblocca anche la versione Rift. Quindi se avete un computer potete giocare anche la versione PC, che ovviamente graficamente parlando è molto più ricca e completa, ma anche la versione Quest non è malaccio. Like, iscrizione e campanella, continuate a seguire per altri contenuti e magari per scoprire quali saranno le altre chiavi in regalo nell'evento natalizio. Se volete supportare il canale utilizzate il tasto super grazie. Da bene è tutto, ci vediamo alla prossima. Se non mi viene un infarto. Saluti Marmaglia.